facciamo la recensione per quanto riguarda il barbecue ventilato da tavolo. Questo è in vendita alla Lidl. Funziona senza energia elettrica, con 4 batterie stilo che vengono fornite in dotazione, e all'interno, ovviamente io già l'ho usato, viene fornita di una comoda sacca. Quindi c'è una manopola che è il potenziometro, che regoliamo la ventilazione, e poi c'è la prima cottura e la seconda cottura. La apriamo. Sento un po' consumato perché io lo uso moltissimo. Allora, qua all'interno viene messo la diavolina o il gel, vedete voi. Adesso vi faccio vedere come funziona. Si può utilizzare anche all'interno, però io consiglio ovviamente di utilizzarlo all'esterno. Se avete un balcone è meglio. È molto semplice da utilizzare. Basta riempire questo contenitore di carbone. Io sto utilizzando un carbone, diciamo, che si chiama briquette, perché ci sono altri tipi di carbone che funzionano alla stessa maniera, però durano un po' meno. Però con questo mi trovo bene, costa un po' di più, però se volete, questo fa un po' di fumo, però quello che potete acquistare anche direttamente nei link in descrizione è il carbone quello buono, che costa circa, mi sembra, un 15 euro. Poi dobbiamo sbriciolare, prendiamo la zolletta. Quindi consiglio il gel che è inodore, questo è un pochettino di odore, lo fa. Quindi qua dentro va posizionata la zolletta, mettiamo le batterie, mettiamo 4 batterie ricaricabili, perché se no ci vuole un pacco di batterie alla volta. Consiglio ovviamente di utilizzare batterie dello stesso tipo, stessa marca, perché ci possono essere problemi, o almeno così dicono. Inseriamo le batterie, chiudiamo, rimettiamo tutto all'interno. Partirà la ventolina che farà accendere il carbone, quindi era per l'accensione, per vedere se tutto procede regolarmente. Quindi andiamo ad accendere. 1, 2 e 3. Quindi direttamente accendiamo la ventolina e posizioniamo subito il contenitore metallico e lui comincia a cucinare. Mettiamo direttamente, chiudiamo, incastrato. Allora, dopo che abbiamo acceso il grill, possiamo direttamente cominciare a cucinare. Quindi in questo caso cucineremo della salsiccia. Vediamo il grado di cottura. Alziamo un po' la ventola. La ventola, come possiamo vedere, è al massimo. Quindi ovviamente aspettiamo i tempi di cottura. Quindi ci vediamo tra poco, che ovviamente poi facciamo, giriamo la salsiccia e vediamo a che punto è. Quindi la inseriamo al centro. La salsiccia sta cucinando, vedo che il grado di cottura è buono. Adesso aspettiamo.
Giriamo la salsiccia, vediamo che sta cucinando. Volendo possiamo aggiungere anche un goccino d'acqua, c'è scritto anche, così il grasso scola direttamente sull'acqua ed evita l'evaporazione dello stesso. La salsiccia tra poco è quasi pronta, a me non piace troppo bruciata. Per acquistarlo potete direttamente andare sul link in descrizione. Anche se non è questo modello, un modello simile. O aspettare direttamente che Lidl faccia l'offerta. Adesso vediamo il grado di cottura della salsiccia. Inquadriamo. Sembra abbastanza cotta. Vi dico che ha un sapore spettacolare, come se state cucinando direttamente sul barbecue a legna. Quindi c'è poco da invidiare a un grill classico. Dico, alla fine utilizziamo sempre il carbone, quindi non cambia poco, solo che quello fa un sacco di fumo e questo no. Io penso che sia arrivato il momento di scendere la salsiccia, per me è abbastanza cotta già. Spegniamo direttamente il grill. E per oggi è tutto, vi invito alla prossima recensione. Lasciate un mi piace nella pagina, iscrivetevi al canale YouTube della Fast Video e guardate anche le altre recensioni. Ciao!